grazie per essere intervenuti e aver risposto a questo invito che abbiamo fatto in molti social, con le varie telefonate, con gli amici, come ci piace fare sempre quando ci sono le manifestazioni. Questo lo voglio fare all'Associazione Italiana Persone Down, che qui è al tavolo rappresentata dalla Presidente e dalla Vicepresidente. È una presenza importante, perché Antonio ha fatto una scelta su questo suo ennesimo lavoro artistico, mi piace chiamarlo così, perché sia per lavori editoriali, sia per sculture, per altre situazioni, insomma, i lavori artistici di Antonio in questa città nell'arco di 30 anni forse sono stati veramente tanti. Quando abbiamo avuto l'occasione di poterli presentare, mi pare sia dal 99 ad oggi, quando è stata la prima mostra, quella fatta dell'antico mercato, già eravamo insieme, io questa cosa la ricordo sempre. Però c'è una parte importante, ed è quella letteraria, quella della storia, della memoria della città. Se per gioco, giusto perché lo fa, ecco, diciamo per gioco, produce dei video sulla città, che sono dei film fantastici, e lo fa, ripeto, per gioco, figuriamoci poi quando è alle prese con un'opera letteraria. E da lì a quello che scrive, a quello che ha donato alla città, c'è dietro uno studio. Non è inventato, chiaramente ci sono delle cose che fanno parte del suo intimo ricordo, come tantissime cose di questo libro, ma dietro ci sono studi su importanti geni, tra virgolette, no? Tra breve verrà presentato un volume proprio su Grover Mueller, e già lì parliamo di un qualcosa di diverso, proprio perché proviene dagli studi, ma tra le varie opere ne voglio dire una, La Fortezza Euriero, per esempio, di certo non è una cosa inventata, nel senso che dietro c'è come l'ha composta dietro uno studio. E poi infine, ma non infine, quello che ho detto da sempre nella presentazione delle mostre dei libri, il suo sito internet, che è non è un sito di Antonio Randazzo, è un sito della città. Cioè lì trovi veramente la storia di Siracusa e dei siracusani. Ha dedicato in quel sito, e non mi nascondo che personalmente più volte, quando ho qualche dubbio lo vado a cercare, perché mi sono sicuro di trovare quello che cerco, ha dedicato pagine intere, ha dedicato settori di quel sito anche a varie situazioni, anche a quello che è l'allegato alla vita privata, l'allegato alla vita professionale e alla vita artistica. E questo libro, quello che oggi Antonio presenta ai suoi concittadini, è proprio un dono alla città. Il libro non solo ha presentato, ma ha riconosciuto fosse tesoro della città. Allora, in quattro parole, il tempo è tiranno, che cosa dire? Ma speriamo di dire qualche cosa di quello che mi sembra più importante legato a questo simpaticissimo libro. Simpaticissimo e magico, perché tipo macchina del tempo Antonio ti fa rivivere la Siracusa di una volta. Non è un'opera letteraria semplicemente, insomma, che parla di cose interessanti con linguaggio aulico, ma ti trasporta là, ti coinvolge, anche per la scelta azzeccata di tante fotografie, e per questo motivo è molto molto bello, ti suscita una sana nostalgia, sana, non è i tempi. I bei tempi, no, ma ecco, ti fa dare uno sguardo sulle nostre radici. E allora la prima cosa che mi pare molto importante da dire è questa: il linguaggio. È un libro scritto in siracusano. Chi non lo sapesse, esiste anche il siracusano, una variante del siciliano. E come ho inteso io questa scelta? Come mai? Perché? Non è più. I giovani leggeranno mai questo libro scritto in siracusano?
ma mi spiace per loro, ma forse no, e ci perdono. Voi mi insegnate che la lingua non è uno strumento tipo gli occhiali, un orologio, una cosa così precisa, matematica, disinfettata, asettica. Il linguaggio, la lingua, è un groviglio di pensieri, esperienze, emozioni. E infatti quella lingua, la capiscono bene quelli che sono nati nel territorio dove essa viene parlata. E allora quella inflessione, quella espressione suscitano un mondo davanti, danno nome a delle emozioni precise. Se io dico pare un briaco, chi non è il nostro dirà ha bevuto troppo vino, non capirà mai che significa essere embriaco. E la bellezza della lingua è questa: la lingua è viva, la lingua è, siamo noi che esprimiamo tutto il mondo nel quale siamo nati, che contribuiamo a costruire, che ci relaziona, ci fa sentire comunità civile sul serio, ci collega, ci mette insieme. E quindi questo è un contributo, a mio parere, troppo importante che Antonio ci dà. I siracusani siamo una comunità civile, ma veramente siamo una comunità civile che condividiamo una eredità che, attenzione, rischia di scomparire. Grazie ad Antonio che contribuisce a mantenere viva una tradizione linguistica, di luoghi, di un intreccio di emozioni belle, profumi, sapori, valori. Questo mi sembra una cosa molto importante da sottolineare. Proprio il linguaggio che ti prende in un vortice e ti riporta ad anni trascorsi per farteli gustare. Siracusa ha subito una prima enorme immigrazione con il boom economico, quando cominciarono le industrie, no? E da tutta la Sicilia, da tutta Italia vedrò qua per lavorare, una bella cosa, progresso. Uno, due, tanta gente di Ortigia fu deportata, presa e portata in ghetti nella periferia, quindi una emigrazione interna alla città. E ricordiamoci di Ortigia com'era, 28.000 abitanti, quelle viuzze strette che profumavano di pasta con sugo, frittura, i panni stesi fuori, i bambini che giocavano, un microcosmo smantellato e tutti deportati, e nascono questi quartieri dove si ammassano anche gente di tutti i paesi della Sicilia e dell'Italia. E nascono questi casermoni, palazzoni. Siracusa che si espande, si diceva, ma non è città quella. Nacque male e continua a non essere città. Anche perché non fu governato il fenomeno di questa immigrazione a Siracusa. La gente fu semplicemente deportata da Ortigia altrove. Scusa di igiene, un'abitazione migliore, ma e altre prese in giro. Questo lo sforzo veramente che ci costituisce cittadini è vivere il presente, accettarne le sfide, le difficoltà, i problemi. E questo è possibile se da una parte
si conosce l'esperienza di chi ci ha preceduti. Perché il mondo non comincia con noi, ma c'è un tessuto prima di noi. L'esperienza, la sapienza degli antichi, una visione bella proiettata nel futuro, l'utopia, la capacità di sognare, un sogno, una speranza che ci proietta nel domani, vivere responsabilmente il nostro presente. E come Antonio sa benissimo, responsabilità significa abilità a dare risposte. Questo libro ti dà la sensazione di immergerti nel mondo quando i nostri nonni erano ragazzi giovani. In cosa credevano? Che cosa ne riempiva la vita? Non è un'operazione nostalgica, ma credo che sia un'operazione di riappropriazione di una identità. Questa operazione mi sembra che allora propone una pista che sarebbe bello poter percorrere. Riascoltiamoci, guardiamo di nuovo questa città che esisteva prima che noi nascessimo e che dovremo trasmettere ai nostri ragazzi. E come insegniamo ai nostri amici, ragazzi, figli, nipoti il bene di essere cittadini? Che significa essere cittadini? Ecco, quindi io ora perché chiediamo parte delle mamme della nostra associazione, siamo qui grazie, devo ringraziare soprattutto Zio Pippo, perché lui mi ha fatto conoscere il signor Antonio, che ha dedicato a noi questo libro, di cui i proventi ci serviranno, perché è partito un progetto con i nostri ragazzi adulti, ne abbiamo qua due, con il Ministero del Lavoro. Se non, devo ringraziare Antonio, per me il maestro, con il suo linguaggio, il suo modo di fare, mi ha fatto innamorare, io sono innamoratissima di Siracusa, quindi lo ringrazio immensamente di questa opportunità che ci ha dato a noi e ai nostri ragazzi, Nicoletta e Simone, a lavorare, perché anche loro hanno il diritto al lavoro, allo studio, ad essere inclusi in tutto ciò che Siracusa ci può dare. Un ringraziamento forte a tutti voi che siete intervenuti e che ci aiuteranno in questo progetto, e molti di voi hanno preso il libro, vi ringrazio veramente tanto. Un libro bellissimo che io ho anche già letto, perché Antonio me l'ha fatto leggere già un po' di mesi fa. Lo ringrazierò sempre veramente per quello che ha fatto per noi, lui e Giuseppe Rizzo, grazie veramente. C'è uno che è nasciuto a Mascioso, c'ha le copie, dai, e poi ci siamo presentati e quindi sappiamo chi siamo. Ma tornata a Santa Croce, cosa da usare che tempo ricevuto in una vita moderni figli restanti lo scorpio, pena non potete avere, per disto queste cose non sapete, l'aurora che spunta a Santa Croce, allora nel mezzo come fuori, tagliando le due tunne spuntò sole, in paradiso pare stava in efficanza, uscirò, usciuscia, l'ombre, l'ombre, che risponda, pietro non si scorpio, un quarto volume di Raffaello, pare peccato il mezzo, l'arco da manetta, crociero, tagliando l'infinito firmamento. La vacca scivolando l'acqua, attaccando sul pomo regione. A fontana di nuovo, piccolia, cacelletta spanatella, Sarosa se lo spiglia, e un mattino. Grazie. Io forse sento da sempre all'eco, faccio delle battute, eccetera. In realtà porto un peso sulle spalle, la morte di mia moglie. Rita Sarausana, ma non era una volta, io cerco qua la sera a cavallo c'è sempre un piccolino, la sera a Dupalle c'è sempre una gran femminona. Ecco, io non so se ho le due palle, ma sicuramente quello che sono lo debbo a quella gran donna che è stata mia moglie.
Mi piace dire che la morte non è la fine e basta, diciamo che è un essere chiamato ad altro incarico e quindi preferisco pensare che sia presente. Questo mi ha aiutato a superare le difficoltà. È chiaro anche un'altra cosa, che se fossi stato fermo senza far niente, a questo lo sarei morto. Proprio perché? Perché da sempre ho fatto qualcosa, da bambino fino adesso, tante lo sanno, ho fatto un maresciallo, ho fatto l'ebanista, restauratore immobili antichi, eccetera, eccetera. Adesso ho realizzato un paio di sogni, uno è questo e l'altro è, ecco, ve lo do come avviso, che il 19 ottobre sarà presentato a Paolo Rossi. Ho fatto tradurre dal tedesco il libro di Hans Dieter Jürgen Müller, Topografia e storia di una città greca, un libro importantissimo mai fatto tradurre. Beh, io l'ho fatto fare, quindi sarà presentato. Voglio dire, adesso che ho finito e cominciare a pensare che cosa devo fare. E questo è il guaio, perché il punto non è quando tu inizi e fai qualche cosa, poi in un certo senso ci metti l'abitudine delle spese. Un problema nasce ora. Ora stasera vado un uomo e cominci a pensare, domani lo faccio. Va bene, grazie a tutti. Prima di questa cosa, anche perché non vuole somigliare a un ignobio funebre per intervenire dal caffè, Antonio Randazzo non è un uomo del territorio, Antonio è il territorio, nel senso che nelle sue opere, nei suoi libri, devo dire nella sua vita, anche in questo modo molto spesso anche un po' incazzoso, di parla di lancio, parla per lui, insomma cioè, siamo abbastanza, abbiamo un carattere, diciamo così, però lui è il territorio, cioè esprime tutte queste sensibilità, queste capacità di apertura, questa comprensione delle dinamiche che, e chiudo su questo aspetto, negli strati popolari sono più originali e più vere. A me piace pensare che il motivo di tutto questo sia il fatto che il padre di Antonio è un contadino, cioè un uomo che capisce l'essenziale della vita, i cicli della terra, i cicli delle stagioni e una capacità di vedere la vita in modo molto produttivistico, legato realmente ai grandi valori. Questo libro è impregnato di tutto questo. Quando costruito per un evento di rilevanza sociale importante, lo abbiamo fatto in una bella serata e in un bel posto. Credo che dobbiamo soltanto anche oggi ringraziare il dottor Randazzo per quello che continuamente dona alla cultura di questa città. Lui ha un luccio, ha fatto una collezione di artisti, ha fatto una collezione di eccezionale livello. Ecco, io mi sento di assumere questo impegno. Adesso posso anche un po' decidere e capire, perché il suo grande sogno è vedere questa collezione, il gruppo racconta con le sue opere, con i suoi lavori, il grande patrimonio culturale, archeologico, artistico della città. È giusto ed è bello.